quercia è casa, la sentiamo un po' tutti nostra. È l'emblema della forza, della stabilità, della resistenza. La mia quercia vallonea rappresenta l'appartenenza. Mi appartiene perché era della mia famiglia e quindi questa cosa è stata tramandata nei secoli. La quercia vallonea di Tricase ha un valore storico immenso e risale al Medioevo. È arrivata a Tricase grazie ad un periodo comunque molto importante legato alla presenza dei bizantini. Si diffuse comunque principalmente nell'area poi salentina per una serie di circostanze climatiche che favorirono nel Salento più delle altre zone la concentrazione qui. In quel periodo innumerevoli erano i contatti commerciali verso la zona levantina. C'era un commercio molto fiorente perché i tricasini erano tra gli esportatori più ricchi, diciamo, più attivi di pellami. Le pelli conciate qui a Tricase venivano preferite addirittura quelle dei veneziani, perché in particolare le ghiande e le cupole che proteggono le ghiande sono ricchissime di tannini, che avevano questa proprietà di rendere più morbide i pellami. Qui a Tricase, mentre nelle altre nazioni, negli altri paesi, i popolamenti sono più esigui, qui a Tricase, grazie ad un censimento effettuato negli anni nel 2000, tra il 2002 e il 2003, abbiamo individuato ben 7.640 esemplari, tutte querce, tutti esemplari fertili, che sono ormai affrancati e determinano le condizioni ecologiche giuste per la sua diffusione e per il miglioramento delle condizioni naturalistiche del territorio. Le minacce possono arrivare da più fronti, non sono solo minacce incipienti aggressive di tipo legate all'ambito fitopatologico, però l'amore umano magari riesce, o l'intelligenza umana forse riesce a sistemare un pochettino di cose prima di far danni.